sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Quindi devo dire anche questo, oggi è un ricordo particolare che mio marito 30 anni fa ebbe un eleonorisma e per 9 giorni stette senza più parlare, più niente, perché perse cerebralmente il cervello. Anche oggi voglio ricordare tutti quanti, non solo i miei parenti come mio padre, i miei suoceri, tutti, ma anche i vostri cari, così anche Eusebio, il nostro cantante, e anche Rinaldo Giuliani che fa parte, era un tenore del Marocco, e sta qui, Domenico Di Stefano ed altri. Comunque poi vi do il giornale, non ve ne andate perché c'ho i giornali, perché così non dimentico nessuno, però non posso prolungarmi oltre perché abbiamo già perso tempo. Desidero adesso dare la parola a tutti, in modo che ognuno di noi parli. Do la parola adesso all'architetto Alfonso Correri. Io prima che lo interrompo, volevo dire una frase, piccola, perché poi comincia e non vale più quello che volevo dire. Scade il significato. Cioè io anni fa andai a trovare un caro amico militare
a Siracusa. E questo tornava in quel momento che io entravo a casa sua, tornava da Roma con il Montreal. L'Alfa Romeo ha costruito tre Montreal, ne ha costruite tre. Questo faceva, era proprietario di ruspe, cose varie, ma io non sapevo chi era un ricco, un benestante. Allora mi presentava, quando mi vide, Antonio, un grande saluto. E dove sei stato? Sono stato dal presidente di tutti i presidenti. Mi disse, senza dirmi da chi era stato, però fece questa esclamazione, adesso sentì lei che parlava il presidente, era presidente pure di sta Camera, presidente di tutti i presidenti. Allora mi ha fatto ricordare questa frase, l'ho voluta dire, scusate, forse per voi non ci avrà significato, non ci avrà significato, per me mi è sembrato derivive quel momento. Certo. Sì, ma la si basa su tutti gli amici e poi ognuno svolge culturalmente. Presidente di tutti i presidenti.